Il mio legame con il meeting nasce da una storia di amicizia con alcuni riminesi e non negli anni dell'Accademia a Bologna. Il tipo di amicizia che caratterizza anche i nostri rapporti è un'amicizia che comunque è stata provocata dal carisma di Don Giussani. E quindi il meeting, che ha una pretesa importante, perché il meeting ha la pretesa di essere il meeting per l'amicizia fra i popoli, contrario di quello che accade nel mondo. Quindi il mio rapporto col meeting è un rapporto di amicizia e di tipo culturale, perché fin dai primi anni che ho seguito i primi meeting ho incontrato artisti del calibro di William Condon, Giovanni Testori, ho incontrato Ionesco, ho incontrato Stefanescu. Ho incontrato tanti artisti che mi hanno provocato, mi hanno come insegnato a fare sul serio, proprio delle opere che secondo me provocano il tipo di popolo che frequenta il meeting, che è un popolo che cerca un senso in quello che guarda. Quindi tu hai la possibilità di presentare al meeting delle cose che secondo me sono nate anche da certi incontri fatti al meeting. L'arte ti deve provocare, cioè ti deve urtare. Sostengo il meeting perché mi sembra che a livello internazionale sia una cosa unica. I temi del meeting sono una novità assoluta. Mi ricordo che la prima cosa che mi colpì al meeting, e secondo me è ancora quello che lega noi artisti che esponiamo al meeting, fu quell'Icaro di Matisse, perché è quel punto rosso che ci lega tutti. Quindi tu riscopri che ha un senso l'esistenza, ha un senso fare arte soprattutto, perché l'arte è un'opportunità. Lo spazio artistico bisogna vederlo, perché siamo tutti idonei a immedesimarci con la vita degli artisti, perché la caratteristica del grande artista è quella che ha la ricerca di qualcosa che ha a che fare con la bellezza. Bellezza anche nelle cose tragiche della vita. Non solo bisogna vedere il meeting, ma bisogna anche comprare l'arte, sostenerla, perché se oggi il meeting è quello che è, perché è stato sostenuto da tanta gente che fin dalle prime edizioni ha capito la potenza culturale di un evento di questo genere. L'uomo, il desiderio che ha